un round senza colpi praticamente, inassegnabile probabilmente, potrebbe anche andarci bene, però non fa bene al pugilato, un round assolutamente inutile. Vabbè, insomma, non si può tradurre tutto quello che ha detto l'altro uomo d'angolo. In sostanza ha detto non ti impigrire e non farti trascinare dall'impostazione che ha il tuo avversario. Sì, però buon segno, perché evidentemente loro ritengono che il pugile inglese non sia avanti dal punto di vista del punteggio. Ma ti ripeto, da un punto di vista della personalità, Sprott insomma non è non è straordinario. Nona ripresa, ci avviciniamo alla conclusione del match. Vidoc, che già con Valjuev, poi anche con Hoffman, era intimorito dall'andare fino alla dodicesima ripresa. Probabilmente anche Vidoc adesso ha tirato i remi in barca per avere qualche energia per il finale, per non correre i rischi che ha corso con Hoffman nell'ultimo match. Tanto intervento di Meronen. Sì, che ha guardato l'occhio di Sprott, quindi potrebbe esserci qualche problema. Calambai chiama al destro di Vidoc, arriva il montante. Non trova l'1-2 Sprott, il gancio sinistro di Vidoc. Il jab dell'inglese. Indietreggia Vidoc. Da un punto di vista proprio dell'impatto, dell'intensità, questo è un match differente rispetto a quello di Hoffman. Sì. Era molto piaciuto Vidoc proprio per il suo atteggiamento spavaldo all'ingresso. Montante destro intanto. Qui Vidoc ha fatto un passo indietro, è tornato un po' ai match precedenti, quello di Hoffman, che è stato veramente il culmine di una carriera, forse un match irripetibile, perché in effetti lui non aveva neanche il peso della responsabilità, era andato lì per perdere e ha potuto esprimere tutto se stesso. Questo... credo ci siano dei blocchi psicologici soprattutto per quanto riguarda Vidoc. Questo però è un buon round secondo me per Vidoc, che ci sta davvero provando. Sta provando qualcosa in più rispetto alle ultime due riprese. Ha speso molto nel primo minuto e mezzo, adesso vediamo come gestisce questa seconda parte. Anche Sprott praticamente si lascia quasi cadere sull'avversario per poi andare in clinch. Sono gemelli anche dal punto di vista della resistenza fisica, sono tutti e due allo stremo. O comunque diciamo la consistenza, la resistenza non è eccelsa, la condizione fisica, fisico sicuramente più scolpito quello di Sprott. Però proprio l'intensità non appare. Non... E Sprott non ha le giustificazioni di Vidoc, che appunto un po' ne ha avute, sia la febbre sia la breve vigilia e tormentata vigilia. Tra l'altro Sprott avrebbe avuto altre occasioni per combattere prima di questo match, però lui ha avuto la pazienza, la volontà, la forza di aspettare proprio questo incontro. Perché ricordiamo che comunque Sprott non ha ottenuto fin qui grandissime affermazioni. Lui ha combattuto con Koch per il titolo della comunità europea, non per il titolo europeo. E al massimo diciamo ha vinto il titolo del Commonwealth e il titolo britannico, ma oltre a quello praticamente non è andato. Sì, lui è ancora campione della comunità europea, però ha dovuto rinunciare a questa corona per combattere oggi per l'europeo e si gioca tutto sul titolo più importante. Ricordiamo anche che per la comunità europea si combatte su una distanza diversa, non 12 tempi ma 10. Finisce un round che potrebbe essere buono per sì, Vidoc. Infatti perché si è deciso nella prima parte, come dicevi tu, la seconda è stata meno importante, questo ha giocato a favore di Vidoc. Fai le cose semplici. Anche nel precedente intervallo avevano chiesto di provare a colpire al corpo Vidoc. C'è grandissima tensione all'angolo di Sprott, questo è un segnale che ci dà la dimensione del fatto che comunque Vidoc è riuscito fin qui a trascinare l'avversario, a farlo uscire un po' da quella che era la strada giusta, insomma, per arrivare a un risultato importante, forse. Sì, lui non è un mostro di grinta, secondo me, Sprott soprattutto. Personalità. Sembra, sì, personalità, è come cavar sangue dalle rape, continuano a dirgli fai questo, fai quest'altro, lui fa sempre lo stesso match, non cambia una virgola della sua impostazione molto difensiva, molto tecnica e molto lenta. Decima ripresa del
europeo dei massimi da Oldenburg in diretta su Sport Italia con Paolo Vidoz, che adesso si appoggia sull'avversario che si inginocchia. Esatto, molto docilmente si fa inginocchiare l'avversario. In un contesto del genere ogni episodio potrebbe veramente incidere, per cui Paolo Vidoz deve stare attento a non magari accettare quelle che potrebbero essere le provocazioni dell'avversario, insomma evitare ogni comportamento che potrebbe costargli qualcosa. Vidoz che adesso lavora con il jab, paradossalmente ancora più fermo il suo avversario. Però qui un 1-2 al corpo lo ha provato Sprott. Ancora fasi di attesa. E poi i due legano. Sì, dal punto di vista del punteggio può andarci bene anche così, perché se ha veramente questo leggero vantaggio Vidoz lo sta conservando, però ci aspettavamo qualcosina in più da entrambi in questo finale così decisivo per ai fini della vittoria. È possibile che nessuno dei due abbia la capacità e la voglia, la personalità per imporre il suo ritmo al match. Il pubblico prova a incoraggiare i due. Non so se sia anche il problema all'occhio di Sprott che magari lo ha in qualche modo frenato da un punto di vista psicologico. Certo è che, ma non mi pare che sia così oltretutto importante, certo è che veramente Sprott questa occasione fin qui non ha dimostrato di saperla cogliere. Prova con il montante destro Vidoz. Comunque incontro generoso, con tutte le premesse che abbiamo fatto Vidoz sembrava veramente quasi salire sul ring rinunciatario, e sarebbe stato veramente un peccato. Invece comunque il suo match lo sta facendo per quelle che sono le sue possibilità. Un altro bel uppercut. Adesso sono ancora più stanchi, chiaramente mancano ormai solo più due riprese la conclusione. Vidoz se è bravo a gestire gli ultimi due round e a conquistarli chiude la faccenda. Veramente deludente Sprott, se lui è sotto ed è quello che deve fare il match, quello che non ha avuto i problemi alla vigilia, se Sprott è questo effettivamente il titolo europeo sarebbe una dimensione eccessiva per il suo livello. È deludente la categoria, perché sembrava una manna dal cielo l'arrivo di James Toney nei massimi. Questo intanto è Sauerland che è l'organizzatore della serata. Non sarà contentissimo, dici? Non credo, perché non lo so. Tanto per lui comunque l'importante è avere il match europeo a fine dicembre con Changiz Kok, per cui quello è sicuramente il suo obiettivo, ma lui aspetta con più ansia e nervosismo sicuramente il match di Valuev.